Ci troviamo sul circuito dell'Isan, nei pressi di Anagni, per testare una splendida Peugeot 205, il cui look ricalca fedelmente quello della mitica T16, la belva gruppo B, che ha conquistato ben due titoli mondiali rally nel 1985 e 1986. Mauro Pellegrini, proprietario e preparatore della veste estetica, è stato talmente rapito dalle gesta di questa vettura da realizzare una sorta di replica, giusto a 20 anni dalla conquista dell'ultimo titolo mondiale e dalla definitiva uscita di scena di queste vetture. Questo tranquillo toscano, insieme al suo amico e collega Mirko Gonzi, si è chiuso in officina il sabato e la domenica per trasformare una vecchia 205 GTI in una replica piuttosto fedele della mitica 205 Turbo 16. Ovviamente lo schema meccanico di base è rimasto quello della GTI, con il motore e la trazione rigorosamente anteriori, ma vi confessiamo di aver provato una certa emozione nel salire a bordo, anche in virtù dei dati strumentali rilevati. Al banco a rulli, infatti, la 205 ha marcato l'interessante valore di 151 cavalli a 5825 giri, con un picco di coppia di 205 Nm a 4400 giri. Il tutto a fronte di un peso complessivo misurato in 918 kg. Ne deriva un interessante rapporto peso-potenza di 5,79 kg per ogni cavallo. Degni di nota anche i tempi registrati. Servono 7 secondi e 59 centesimi per coprire lo 0-100, mentre i 400 metri con partenza da fermo vengono percorsi in 15 secondi e 42 centesimi. Oggi vi raccontiamo la storia di questa vettura. Buongiorno a tutti, sono Mauro Pellegrini, vengo da Montepulciano, in provincia di Siena, faccio di professione carrozziere e oggi siamo qua in questa pista di Anagni per provare e valutare la mia Peugeot 205 che da me è stata realizzata insieme al mio amico e collega Mirko Gonzi che mi ha curato la parte meccanica e elettrica. Questa passione di realizzare questa macchina mi è venuta in conseguenza agli anni 80, quando la Peugeot è entrata a far parte nel mondo rally con la fatica Peugeot 205 T16, che a me mi è rimasta sempre impresso, è una macchina secondo me formidabile, poi anche i risultati mi hanno dato ragione. Ho voluto realizzare il mio sogno, una replica di questa macchina che a me insomma mi è piaciuta. In questa macchina sono state apportate tante modifiche, di cui le fiancate posteriori sono state proprio sostituite totalmente, con i parafanghi anteriori sono stati allargati dal paraurti posteriore e anteriore, il cofano anteriore è stato modificato da me artigianalmente per renderlo più possibile vicino all'originale. I colori sono stati ripresi proprio dalla macchina ufficiale Peugeot e tutto qua insomma. Ciao a tutti, sono Mirko Gonzi, mi sono occupato della parte meccanica e degli interni di questa macchina qui. Nella parte meccanica è stato lavorato sulla testa con molle maggiorate e lavorazione dei condotti di aspirazione e scarico. È stato alleggerito l'albero motore, il volano, è stato equilibrato tutto, poi è stato lavorato sull'elettronica, centralina e debimetro. Poi sulla benzina con valvole di sovrappressione. Per quanto riguarda l'interno, tutti i quadranti sono della Maxi Car Racing e poi è stato fatto tutto artigianalmente con tutti gli interruttori, impianto di estinzione. Per quanto riguarda il cambio è stato scorciato i rapporti e è stato levato tutti i leveraggi a bacchette, è stato messo è tutto a corda e il castelletto interno, poi possiamo vederlo all'interno, è tutto bacci con dei leveraggi a dritti per scorciare il movimento della leva. Ammortizzatori con lo stereo più grande e col piatto della molla regolabile con molla stretta, tutte le barre sono state rinforzate, è stato messo fazzoletto sul telaio. Adesso siamo curiosi di provarla in pista per vedere le prestazioni. Torniamo in pista dunque per scoprire insieme i pregi e difetti di questa elaborazione. Dopo un giro di lancio affrontiamo la prima variante. Dalla quinta piena si scala in seconda, il tempo di pizzicare i cordoli
e siamo già nella curva del ponte. La affrontiamo in pieno, arrivando a inserire la quarta marcia. Ai 50 metri freniamo e torniamo in seconda per affrontare il cavatappi. Un tocco al freno a mano e la vettura è di traverso, aiutata dalla pendenza della curva. Terza, quarta e subito di nuovo in seconda per l'impegnativa staccata nella leggera piega sinistra che precede la curva Roma. È la prima di una serie di svolte ravvicinate che affrontiamo in seconda e in terza marcia. Farsi tentare dal sovrasterzo con il freno a mano è facile, mentre per un giro pulito e veloce è fondamentale prestare attenzione al pattinamento della ruota interna in accelerazione. Esprimiamo il 1009 in terza e quarta marcia e siamo già alla variante allegra, da fare in seconda. Nonostante i nostri pestoni, l'impianto frenante è sempre stato all'altezza della situazione. Il cambio di questa 205 è veramente spettacolare, sia in salita che in scalata, magari prestando la dovuta attenzione. Anche la rapportatura è perfetta e ci permette di stuzzicare addirittura la zona rossa del contagiri in quinta marcia, al termine del rettilineo più lungo. Concludiamo il giro ripercorrendo la variante Anagni. La più violenta staccata del circuito comporta un elevato trasferimento di carico con relativa scodata del posteriore, che se ben gestita aiuta anche il cambio di direzione. Tutto questo dall'esterno fa sicuramente più effetto, per cui è arrivato il momento di lasciare la parola alla nostra 205. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Un ultimo numero e rientreremo ai box. Ma la nostra immaginazione corre ancora e per qualche attimo ci piace pensare di essere stati a bordo di una vera Gruppo B.